Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi impareremo a come suonare la chitarra, Me Gusta, un nuovo brano del BDS, il progetto di Fishbowl Felicia di Cristina Bertevello. Sostanzialmente in questo brano abbiamo tre accordi che sono Si minore, da prendere in forma di Mi al settimo tasto in settima posizione, La maggiore, sempre in forma di Mi però ovviamente un tono indietro, quindi saremo in quinta posizione, e Mi minore, in forma di La in settima posizione, quindi sempre con barre al settimo tasto. All'inizio, appunto, eseguiremo questi accordi per l'intro semplicemente lasciandoli lunghi in questo modo. One, two, three, four. One, two, three, four. Per quanto riguarda invece la strofa, andremo ad eseguire sempre questi tre accordi, ma con un andamento reggae in linea col brano. Per fare ciò, cosa dovremo fare? La mano sinistra non cambia, utilizzeremo sempre questi tre accordi. Per quanto riguarda invece la mano destra, dovremo fare in modo di andare a suonare, mentre contiamo i quarti del tempo, quindi 1, 2, 3, 4, in levare. Cosa vuol dire? Vuol dire che andremo semplicemente a suonare nel vuoto che noi avremo quando pronunciamo un numero rispetto ad un altro, in questo modo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Quindi accompagniamo in questo modo che è tipico del reggae. C'è ancora poi una parte di chitarra che ricorda un po' Santana come sound. Per eseguirla io vi consiglierei un distorto alla Santana e di chiudere un pochino il tono per rendere il suono leggermente più scuro. Che fa così. Allora, sono due ripetizioni leggermente diverse. Partiamo dal principio. Qui abbiamo due volte Si, dodicesimo tasto dell'accordo di Si, poi Do diesis Re, quattordicesimo, quindicesimo tasto dell'accordo di Si. Poi facciamo. Avremo Mi, Re, Do diesis, Re, Si. Mi, dodicesimo tasto dell'accordo di Mi, appunto. Re, Do diesis, Re. Quindicesimo, quattordicesimo, quindicesimo della corda di Si, Si, dodicesimo. Tutto questo è il primo giro. Il secondo giro è praticamente uguale, se non che aggiungeremo ancora un Do diesis prima di terminare sul Si. Quindi faremo questo Do diesis Si. Quindi avremo sempre Si, Do diesis Re, Mi, Re, Do diesis Re, Do diesis Si. Nell'insieme suoneremo praticamente una volta il primo riff, una volta il secondo e di nuovo una volta il primo. Quindi globalmente avremo questo. Questo video finisce qui, spero che vi sia stato utile per suonare alla chitarra questo pezzo e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!